È un convegno ben riuscito, quello sul piano di sviluppo rurale che si è tenuto il 2 ottobre ad Alberobello. L'incontro è stato organizzato dal GAL Terra dei Trulli e di Barsento presso la caratteristica cantina museo Albeavini. Il GAL ha tracciato un positivo bilancio della stagione del piano di sviluppo rurale 2007-2013 che ha visto un crescente coinvolgimento delle istituzioni locali e dei servizi turistici del territorio, tanto da sfiorare 1,5 milioni di visitatori nel corso di quest'anno, contro una media annuale che si aggira intorno al milione. Oggi la Puglia è moda, no? La Puglia va abbastanza forte, e comunque sicuramente ha contribuito la crisi del Nord Africa. Tanta gente, tanti turisti, anche stranieri, hanno preferito fermarsi da noi, poi c'è stata un'estate stupenda, bellissima, lunga, anche lunga, e pertanto abbiamo avuto una presenza massiccia. Considerate che Alberobello, che ha normalmente 1 milione di visitatori, quest'anno ha raggiunto 1,5 milioni. Nel periodo di aprile vedere la campagna tutta bianca delle ciliegie sembra un abito da sposa, no? Ma così come le ciliegie, così le albicocche, dico, questo è per quanto riguarda la natura, come abbiamo anche la possibilità di vedere i percorsi delle grotte, no? Noi ne abbiamo, l'attività carsica qua è notevole e abbiamo tante di quelle cose da dimostrare, e dove effettivamente, andando sul web, no, e io vedo che tanta gente va sul web, va a scoprire cose che noi non conosciamo, noi abitanti del territorio. Quindi persino turisti, persino più attenti di noi alle bellezze locali. Sì, è vero, perché oggi come oggi è inutile nascondersi, là sopra, nel web sicuramente c'è tanta gente che apprezza il territorio, e il territorio, se mi consentite di dire, non perché io sono di quest'area, ma è davvero bello.